A Fossa Cesi arriva la Teramana Sant'Egidiese per la settima giornata di ritorno. Il direttore di gara, il signor Buzzelli, della sezione di Avezzano. La Union scende in campo in casacca blu, la Sant'Egidiese in classica tenuta giallorossa. Al 12° assist di Pau a servire di Tommaso, che confeziona un tiro deciso dalla destra che finisce al lato. Prima bella occasione per la Union. Al 30° minuto dalla sinistra Manari mette a dura prova i guantoni di Vincenzo, che para così. 6 minuti più tardi, dei 15 metri, ci prova Messina con un tiro dalla bella traiettoria e attento di Vincenzo a respingere. Bella la posizione di Pontillo al 37°, peccato per il tiro alle stelle. Al 42° cross dalla destra di Capitan Petronio per Cichella, che colpisce di testa, pallone fuori, tra l'altro segnalato il fuorigioco. Prima frazione di gioco priva di grandi emozioni, eccezion fatta per gli ultimi minuti. Nella ripresa al 3° minuto subito pericoloso Arboleda dalla destra, ma nulla di fatto. Al 10° minuto dalla sinistra in velocità d'Ercole con un bel diagonale che termina out. Al 29° Manari si gira e confeziona un gran bel tiro che termina out. Risponde al 32° la Union con Arboleda a servire Zarate in diagonale dal limite dell'area, blocca Gragnoli. La Union cerca di spingere. Bella la punizione, battuta da Cichella, 5 minuti più tardi, che arriva direttamente dalle parti di Vincenzo, bravo a deviare in angolo. Al 41° espulso di Vincenzo per proteste a seguito di un fallo ricevuto, ha protestato prima una volta rimediando un giallo e poi, continuando le proteste, il signor Buzzelli decide di estrarre il rosso. A pochi minuti dalla fine il Fossa Cesi ha in 10 uomini. Antonelli sostituisce Di Vincenzo, out Pau. Al 48° espulso anche Petronio per doppia ammonizione, prima per un fallo commesso e poi per comportamento antisportivo e proteste. 10 contro 10 e siamo agli sgoccioli. Al 50° in ripartenza un diagonale di Arboleda di poco al lato, poteva essere l'occasione giusta per la vittoria, e invece 0-0 in una gara che porta un punto per parte che forse non serve a nessuno. Ed aggiungere a fine gara l'espulsione per rosso diretto di Messina, che continua a discutere con degli avversari.